Il 54 è un numero che a me, soprattutto oggi, piace tantissimo e vi spiego il perché subito dopo la sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al B&M Blues. Ed io sono Paolino. Oggi parliamo di un numero speciale, è il 54. Prima però di dirvi perché è un numero speciale, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel like e la campanellina, mi raccomando. Bene, ora vi spiego il 54 perché è un numero così particolare. Oggi è il mio compleanno e compio 54 anni. Ma non è un numero particolare solo perché io proprio oggi compio 54 anni, ma perché nel 1954 nasce la mitica Fender Stratocaster. Leo Fender costruisce questa super mega solid body, una chitarra pazzesca, molto molto bella. Una chitarra praticamente appunto solid body. Bolt-on, quindi manico avvitato al corpo, e in quel periodo, proprio nel 1954, come pick-up aveva gli Alnico, dei single coil, tre single coil Alnico. Il selettore era particolare, non è lo stesso selettore che vediamo oggi, cioè a 5 posizioni, ma all'epoca era un selettore a 3 posizioni. Metto un po' più comodo. Oh, là. Era a 3 posizioni, quindi funzionava solamente il pick-up a tutte, il pick-up da solo, quello centrale e il pick-up al manico, quindi posizione 1, 2 e 3. Poi i musicisti col tempo, utilizzando questa meravigliosa chitarra, si accorsero che spostando leggermente il selettore dalla posizione 1 alla posizione 2, stando un po' in mezzo, giocandoci un po', mettevano praticamente insieme, accoppiavano i due pick-up, quindi andavano a eliminare un pochino il fruscio classico dei single, ma creavano anche un suono molto bello, veramente molto bello. E quindi Leo Fender, sotto consiglio chiaramente di questi musicisti, inventa il selettore a 5 posizioni, in maniera tale che così si poteva miscelare il ponte e il centrale, il manico e il centrale. Poi il centrale può rimanere da solo. Non so quanti chitarristi utilizzano da solo quel pick-up, molti miscelano, ma è una questione di gusti. Questa bellissima chitarra aveva il corpo montano, il frassino e il pioppo, il manico in acero, ma la tastiera all'epoca era solo ed esclusivamente è nata proprio con la tastiera in acero. Poi degli anni arrivò il palissandro, arrivò l'ebano e ultimamente viene utilizzato anche il Baufer. Non ne vado matto, preferisco il palissandro oppure l'acero. L'ebano è eccezionale, ha un suono magico. Colori della Strato li conosciamo praticamente tutti, ce ne sono stati di tantissimi, però chiaramente la classica nera col battipenna bianco e poi chiaramente bianca col battipenna bianco e via dicendo. Ce ne sono comunque tanti di colori, dal nero al rosso cromato, al marrone, al sunburst, al blu elettrico, rosso mezzanotte, bianco artico. Poi c'è il nero sunburst, tre colori, il bianco olimpico, il rosso cromato, il Fiesta Red, no?
Sherry, come appunto vedete dietro di me, in basso, vicino al mixer, c'è una Fender Stratocaster color Sherry e la tastiera è in palissandro. Poi con il tempo nacquero chiaramente altri pick-up, loro sono nati praticamente con i pick-up Alnico e poi arrivarono a utilizzare i pick-up Alnico 3 fino a poi arrivare a quelli Alnico 5, dal 56 in poi vennero sostituiti con gli Alnico 5, dei pick-up veramente molto buoni. Poi sono arrivati i Noise, sono arrivati insomma tanti altri pick-up molto molto belli. Noise sono quelli che praticamente vanno a eliminare un po' quel fruscio classico del single coil. Negli anni 70, e qua appunto ritorniamo ancora sul mio compleanno, che nel 70, io sono nato appunto nel 1970, nel 70 la Fender cambia la forma della paletta della Stratocaster, la fa grossa, fa il palettone. Difatti, dietro di me, dove vedete le chitarre appese, a fianco al quadro di David Bowie e in mezzo al simbolo di Prince, c'è una Stratocaster blu elettrico, tastiera in acero e il palettone anni 70, è un palettone enorme. Poi col tempo sono tornati a fare ancora la paletta piccola. A un certo punto la Fender viene acquistata dalla CBS nel 65, 11 anni dopo, e qui la situazione comincia a cambiare, perché la CBS comincia a fare un po' di speculazioni sulla chitarra e questi cambiamenti hanno contribuito abbastanza al declino della Stratocaster, perché hanno iniziato a fare delle chitarre che non erano più affidabili come prima. Difatti Leo Fender inizia a litigare con la CBS, se ne va inizia anche lì a costruire delle sue aziende dove costruivano le vere Fender, come intendeva Leo. Difatti, sempre dietro di me, appesa in alto, a fianco, in mezzo praticamente, tra la SG, quella lì verde, e la DIN, quella rossa, c'è una Leo Fender GL Stratocaster blu con battipenna madre perlato, e lì con dei pick up Fullerton pazzeschi, ha un suono veramente esagerato. Nel 2006, con in collaborazione Fender con la casa giapponese Roland, nasce la Stratocaster VG, che unisce alla classica tecnica costruttiva dei modelli USA, made in USA, la versatilità dei sistemi di sintesi Roland. Era un po', aveva dei suoni campionati di vari modelli Fender, diceva un po' degli effetti 12 corde, è una chitarra veramente molto particolare, molto complessa, però io sono un po' vecchiotto, io adoro la Stratocaster classica chitarra. Gli esemplari più famosi delle Fender Stratocaster, beh, insomma, ritorniamo lì, la Blackie di Eric Clapton, famosissima Stratocaster nera battipenna bianco, la famosissima Stratocaster, quella bianca, di Jimi Hendrix, molto bella, la Stratocaster color Lake Placid Blue, che è un bellissimo blu troppo bello, di Jimmy Page. E poi nel 2013 fecero una Stratocaster Sunbuster per Bob Dylan,
riedizione, chiaramente chiamava la Stratocaster di Bob Dylan quando suonò nel 65 al Newport Folk Festival. Ne hanno fatte veramente di tutti i colori, di ogni genere. La Fender Stratocaster è diventata un'icona del mondo del rock blues, anche se viene utilizzata a suonare altri generi, perché è una chitarra molto versatile. La fine anni 70, primi anni 80, la Fender Stratocaster fu praticamente customizzata, anzi fu veramente Frankenstein, la chiamavano, se non ricordo male. Eddie Van Halen fece delle cose pazzesche con la Stratocaster, cioè mise l'humbucker al ponte e la rese una super strat. Quello che faceva lui era una cosa fuori di testa. Però a me piace la Fender Stratocaster con l'humbucker al ponte, a me piace. Difatti ho una Stratocaster con l'humbucker al ponte, però sono andato a cercarmi proprio l'humbucker non aggressivo come le vere Super Strat, ma è un humbucker un po' più morbido, poi miscelato con il pick up centrale, dà quel bel suono tondo e cicciotto che a me piace tantissimo, da quel suono veramente blues. Insomma, amici, non vi porto via altro tempo perché sennò poi insomma diventa troppo lungo il video. Volevo parlarvi appunto di questa cosa molto particolare. Io il giovedì esco sempre con dei video dove vi parlo di chitarre, recensiamo delle chitarre, ma oggi che è giovedì ed è il mio compleanno e festeggio 54 anni, Andrea mi ha acceso la lampadina, Andrea di Fiber mi ha acceso la lampadina e mi ha detto: caspita, fai 54 anni. Ma guarda, proprio quando è nata la Fender Stratocaster, 1954. Bene amici, io vi aspetto giovedì prossimo qua al B&M Blues, che parleremo di una super chitarra veramente eccezionale, molto molto bella, una chitarra fantastica che ha fatto anche lei la storia del rock blues nel mondo. E vi invito a venirci a trovare al Salottino Blues il lunedì sera, che adesso sono partite le live, che ci stiamo divertendo tantissimo a fare le live, e quindi potete partecipare in live al Salottino, fare le domande, chiedere eccetera eccetera. Quindi a lunedì sera alle ore 21 siamo in live al Salottino Blues, mentre giovedì qua alle 13 come sempre a recensire chitarre o strumenti musicali o qualche novità che esce dal mondo della musica. Bene amici, lunga vita al blues e noi ci vediamo alla prossima. Buon pomeriggio.